Stefano Bergonzini, è un amico che io ho conosciuto molti anni fa quando lui era nel motomondiale, lavorava per una grande casa motociclistica e io ero un giornalista, diciamo così, alle prime armi nel motomondiale. E lui mi è stato di grande aiuto perché con la sua sensibilità e preparazione mi ha aiutato a cogliere molte cose. Grazie per essere con noi, Stefano. Non lo sentiamo. Aspetta Stefano che Un abbiamo attimo. un problema, non ti sentiamo in questo momento, adesso stiamo mettendo a posto tutti i cavi, per cui spero che potremmo sentirti un attimo. Ecco, è scoppiato qualcosa, probabilmente. Il bello della diretta, Stefano, abbi pazienza. Piccolo problema tecnico. Vabbè, andiamo avanti. Stefano, stiamo mettendo a posto, scusaci. Intanto giriamo pagina e parliamo di Formula Sì, no, 1. io volevo dire una cosa, se Vai, tu mi consenti. vai. Di Fabio, Sì. allora io qualcosa di Formula 1 conosco, di piloti di auto conosco, però dopo Dorino Serafini a Pesaro, dopo Gianni Morbidelli a Pesaro, io non ho trovato più piloti in gran forma al volante. Forse oggi a Pesaro sta crescendo un ragazzo che mi auguro e gli auguro possa, anche perché ha una grandissima esperienza, è cresciuto sulle auto perché lui insieme con il suo entourage eccetera gestisce anche una scuola di guida veloce, sicura eccetera. Dico male, correggimi se sbaglio. Poi è stato preso sotto l'ala protettrice, secondo me, di un grande pilota dei vecchi tempi che si chiama Alex Caffi, che collabora con lui, gli dà i suoi consigli preziosi e quant'altro. Un grande in bocca al lupo, Diego. Grazie mille. Crepi per quest'anno, per il campionato nel mini challenge con la Pro. Diego, scusa, ti puoi alzare un attimo, per favore? No, notavo adesso oggettivamente L'altezza. sei troppo alto. Quest'anno abbiamo avuto non pochi problemi col sedile perché non ci sto nella macchina. No. No, comunque stavi dicendo, prego, prego, continua. Diciamo che noi quest'anno ci proviamo. Ringrazio Caffi per l'opportunità nella Mini, con la sua Mini, e proveremo a far bene quest'anno. Già alla prima gara abbiamo quasi assaggiato il podio, di Bene. poco, però siamo lì con loro, con i primi. E il sogno qual è? Andare avanti con le vetture turismo, ruote coperte, e speriamo magari o in Porsche o in qualcosa, con qualche bel campionato, però intanto già fare bene negli altri campionati, tipo il Mini, già un buon trampolino di lancio. Bene, bene. Allora, Roberto, abbiamo bisogno di te. Ci Volevo. siamo? Oh, ci siamo già collegati con Ciao Stefano. Eccolo qua, chiedo scusa, ma alla fine ci siamo riusciti. Ciao Stefano. ragazzi, perdonate se, come dire, non sono riuscito a intervenire prima, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico. Grazie per il vostro invito, così prestigioso, così importante. Grazie Maurizio per le tue belle parole. E naturalmente stavo dicendo, Amen, sembra quasi un grido di incitamento per Mattia Binotto, il reggiano Matteo Binotto, che si trova a essere conterraneo ovviamente di Zucchero Fornaciari, va a dover gestire questa patata bollente. È la Ferrari più deludente di sempre, da quando la Minardi, la Faentina Minardi, con Christian Fittipaldi riuscì a superare l'allora Gerhard Berger, e quel giorno Gianni Agnelli disse: un concessionario ci ha battuti e dobbiamo fare una forte riflessione. Diciamo che è stata una settimana molto tribolata, molto travagliata qui a Modena, forse un po' come il nostro collegamento, perché ovviamente dovevano essere prese delle decisioni. È scaturito un comunicato stampa che sicuramente avrete visto, quello della Certo. Mission Winnow, che in sostanza conferma, diciamo, tutti gli uomini al loro posto, Enrico Cardile e Julius Sanchez per quanto riguarda l'aerodinamica, che erano stati addirittura messi nella lista dei licenziati, ma come voi sapete non si possono licenziare i tecnici
esistono i sindacati, esiste la FIOM a Modena nello stabilimento Ferrari, naturalmente non è come nel calcio che si possono muovere le pedine così come semplicemente fossero joystick. E diciamo che alla fine è uscito un rimpasto che però ha riportato alla ribalta un grande personaggio della Formula 1, Rory Byrne. Rory Byrne, voi sapete che fa parte del trittico magnifico con Jean Todt, Ross Brown e appunto Rory Byrne, che portarono alla fantastica epopea di Michael Schumacher. E chiaramente è stata rilanciata la figura di Rory Byrne come, diciamo, non responsabile diretto dell'aerodinamica, perché questa rimane a Cardile, ma però è una figura che sarà fondamentale. E poi è stata un po' alleggerita anche la figura di Binotto, perché in sostanza è stato trovato un ingegnere francese che dovrebbe dargli una mano per quanto riguarda la parte regolamentare. Ecco, che Ferrari sarà? Ovviamente non è semplicissimo presentarsi a Silverstone, una pista così lunga dove si girano un minuto e mezzo, con diciamo già una macchina ritrovata e che potrà essere, che possa trovare competitività contro questa Mercedes e anche contro questa Racing Point e contro una Williams che sta crescendo moltissimo. Però sicuramente delle decisioni sono state prese. Non so ovviamente se siano quelle giuste. Il grande Vate di Modena, Leo Turrini, aveva invocato addirittura un Andrea Agnelli alla guida della Ferrari, ma diciamo queste sono un po' così, come posso dire, quelle boutade che fanno parte dell'estate. Sicuramente è stato scelto comunque un personaggio come Rory Byrne, appunto, che può avere qualche idea sulla strada da prendere per salvare l'anno, perché più che salvare l'anno non credo si possa fare. Ecco, appunto, io Stefano ti volevo fare proprio questa domanda: si riuscirà a salvare l'anno? Ma io fondamentalmente penso di sì, perché la Ferrari adesso è in metà classifica, è una cosa vergognosa perché ci sono 10 team, la Ferrari è in quinta posizione, quindi insomma veramente qualcosa di incredibile che trova diciamo precedenti solo negli inizi degli anni 90, come vi citavo l'episodio di Christian Fittipaldi. Penso che comunque la bontà del progetto SF1000, anche se è stata contestata, sicuramente esiste, perché sapete che questo motore, che poi è stato congelato da un accordo segreto con la FIA, questo motore a Monza ha sfracellato tutti e praticamente dopodiché si è dovuti ricorrere ad un compromesso ovviamente segreto, che fa un po' parte di quelle vergogne che diciamo l'automobilismo ha nei rispetti del motociclismo. Nelle moto non si potrebbe fare un accordo segreto tra la Honda e la Federazione Motociclistica, la Dorna, perché ovviamente gli altri impazzirebbero, butterebbero delle bombe negli autodromi. Mentre invece in Formula 1 esistono questi strani balance of performance, per cui il motore Ferrari, che andava fortissimo, sviluppato da un ingegnere modenese, diciamolo, Enrico Gualtieri, modenese, grande talento dell'ingegneria, 45 anni, erede di quel Mauro Forghieri, che è ancora comunque sulla breccia e che è ancora sempre pronto a raccontarci bellissime storie. Comunque io credo che ci sarà ancora modo per vedere della competitività, perché Leclerc e Vettel, ricordatelo, sono due grandi talenti. La base è buona perché l'anno scorso hanno sempre vinto. Hanno fatto 6 pole position e vinto 3 gran premi, insomma. Bene, vorrei sentire un attimo Roberto. Roberto, il tuo punto di vista, si riuscirà a raccapezzare in qualche modo l'anno? Ma l'analisi che ha fatto Stefano, sì. Bene, ecco, complimenti per la passione e la competenza. Grazie. E la competenza. Io, salvare l'anno penso che sia una cosa impossibile. Se ci riescono sarà senz'altro un bel miracolo ed è da applaudire. A me quello che dispiace, parlo obiettivamente, non da tifoso Ferrari, è che in una casa come la Ferrari si sia persa una tradizione. La tradizione di avere degli uomini o di cercare degli uomini al posto giusto, al momento giusto. Binotto è una persona onestissima, un galantuomo, un grandissimo ingegnere, però non può essere un etrino in un team come la Ferrari. È stato lasciato solo a comandare tutto quanto e si è trovato a combattere contro la FIA il caso che diceva Stefano, quello del congelamento dei motori, questo patteggiamento che hanno fatto segreto tra FIA, tra Federazione e Ferrari. Ma spiegatecelo bene, perché noi non lo sappiamo, noi gente normale. Allora c'è stato questo super motore, ecco, che andatamente è venuto fuori a Spa e poi a Monza, dove Leclerc ha fatto quelle due grandissime gare. E poi dopo sono iniziati i reclami da parte di qualcheduno.
In particolare... No, non facciamo nomi e cognomi. No, vabbè, a parte quello. A parte gli scherzi. La FIA alla fine dell'anno forse non se l'è sentita di multare la Ferrari, oppure non lo so, forse Stefano mi può dare una mano ad interpretarla più direttamente la cosa. Insomma, c'è stato questo patteggiamento segreto, che poi non è stato segreto. Insomma, la FIA, in poche parole, io lo dico con parole mie, vai, ha detto... Noi non ti multiamo, non ti facciamo niente, però tu quest'anno corri con dei motori regolari, cioè con dei motori diversi. Ed ecco che diciamo, la combinazione anche forse di qualche cosa sbagliato aerodinamicamente anche nell'SF1000, nella nuova macchina, e questo motore, diciamo così, normale, tra virgolette, sì, hanno causato quello che si è visto in queste prime tre gare, ecco, del mondiale. Ecco. Però c'è un discorso che nella Formula 1, come in tutti gli sport del motore, e poi qui abbiamo dei piloti, si sa benissimo che si corre sempre al limite dei regolamenti, si trovano sempre dei cavilli. Io anni fa ho avuto la fortuna di parlare con un ingegnere molto famoso che forse molti non conoscono, comunque ha contribuito al mondiale gruppo C della Lancia e così via. E lui mi ha detto che un bravo ingegnere, un bravo preparatore, insomma, un bravo ingegnere che lavora nei motori, può fare una macchina irregolare che anche il più grande ingegnere del mondo, cioè verificatore, non riesce a capire. Cioè, c'è una soglia, capito? Ecco, per poter fare. Ecco, certo. E secondo me è quello che stanno facendo altri team. Un'altra cosa che mi delude tantissimo, perché si è parlato tanto di terza macchina, di team, una cosa o l'altra, cioè per ravvivare il mondiale, mi delude che sono state bocciate appunto queste idee, e poi dopo è stata data la possibilità, solo per un fatto di soldi, a Babbo di Stroll, a Mister Miliardo Stroll, di comprarsi una Mercedes e di verniciarla di rosa. Allora a questo punto tanto valeva che si facessero le macchine. Infatti adesso sembra, sulle notizie così dell'ultima ora, forse Stefano lo può confermare, che addirittura appunto nei prossimi anni, soprattutto con l'entrata del budget cap, cioè del limite della spesa, pare che nel 2022 molto probabilmente si potranno rivendere dei pezzi a dei team minori, cioè di fare degli ibridi, diciamo così, certo, con le macchine delle case. Perfetto. Ufficiali. Ecco. Grazie Roberto. Stefano, cosa dici a proposito di questo? Chiudo molto velocemente dicendo che comunque è una Formula 1 in grande salute, 10% di ascolti, un risultato mai ottenuto, perché è una Formula 1 dei giovani, quindi la linea Binotto non è sbagliata. Binotto ha puntato tutto su Charles Leclerc e su nuovo Sainz, che ovviamente arriverà il prossimo anno, che sta correndo molto bene. È una Formula 1 piena di team, piena di giovani, ed è una Formula 1 che sta piacendo molto alla gente, proprio per queste continue proposte di nuovi team e di nuovi piloti, soprattutto giovani. Quindi in sostanza la Ferrari è sulla strada giusta, perché ha davanti a sé 4 anni ancora di contratto con Leclerc, ha preso Sainz, che è un ottimo investimento, e chiaramente lo sport in questo momento forse vive un anno tra i più belli dal punto di vista della comunicazione e della mediaticità, perché appunto c'è una grande varietà e anche un buonissimo spettacolo, secondo me, televisivo. Allora io ti dico una cosa, permettermi una cosa? Ecco. Vai. Non mi voglio sovrapporre a Stefano, volevo chiedere se lui è d'accordo con me che per me c'è un altro grandissimo pilota, che è Lando Norris, che secondo me potrebbe essere al pari, se non superiore, a Leclerc con una macchina al top. Questo è un mio parere personale. A me piace tantissimo Lando Norris. Sfondi una porta aperta, stiamo parlando veramente di un pilota molto interessante, molto veloce, ma è tutta questa primavera che è stata costruita, questa primavera di nuovi piloti, grazie appunto alla crescita dei campionati minori, Formula 3 e Formula 2, ma soprattutto la Formula 3, che permette oggi di vedere veramente un parco piloti, e anche soprattutto un parco di squadre.
quest'altro anno arriverà l'Aston Martin che prenderà il posto della Racing Point, ma comunque si sta creando veramente una Formula 1 molto interessante e io aspetto che si svegli anche l'Alfa Romeo, gli hanno portato via un ingegnere molto importante che è Lorenzo Resta, però mi aspetto qualcosa di buono anche entro fine anno, anche una sveglia da parte di Kimi Raikkonen di Giovinazzi. Bene, io dico una cosa semplicemente da ascoltatore, io sono d'accordo con lui sullo spettacolo perché quest'anno sono ritornato a vedere la Formula 1. Ho un grande dolore perché vedere la Ferrari che non va. Tu me lo confermi, la gente normale nei bar sta tornando a parlare di Formula 1, forse perché la Ferrari va male, fa scalpore, ma comunque si parla anche di Lewis Hamilton, si parla, tutti conoscono chi è Lewis Hamilton oggi, mentre qualche anno fa la Formula 1 era solo una cosa quasi per persone mature, un po' sedute, che si addormentavano al pomeriggio davanti al televisore. Roberto? Sì, concordo, anche se la Formula 1 a livello di spettacolo secondo me deve ancora deve trovare qualche formulina giusta per ritornare ad uno spettacolo, non dico quello di una volta, però ecco per esempio come il DRS che secondo me cioè uno quando arriva dietro a un secondo abbassi l'ala e passi quello davanti, ecco questo non è la vera identità secondo me di uno sport motoristico. Però concordo con Stefano che la Formula 1, forse perché la Ferrari perde, come diceva un noto politico con una gobba sulla spalla, l'importante è che se ne parli, cioè o bene o male l'importante è che se ne parli. E forse questo momento di sfiducia della Ferrari forse può fare riavvicinare il pubblico alla Formula 1. Lo dico da presidente di Club Ferrari, cioè l'anno scorso cioè con la Ferrari che insomma è anni che non vince, mm-hmm. però l'anno scorso i Club Ferrari nel mondo sono cresciuti di una ventina di unità, sì. cosa che non succedeva nemmeno quando c'era Schumacher. Ecco ok. Va bene, grazie Stefano. Adesso però noi salutiamo grazie Stefano. Luigi. Salutiamo Stefano. Grazie. Salutiamo Stefano però con Pesaro, città che adoro, spero presto di raggiungervi anche per vedere un po' di mare che qui ci manca molto, abbiamo un gran caldo, stiamo mangiando ancora del salame, dei tortellini e del maiale che però forse non è tanto di stagione. Senti, buona serata a tutti. Ok, Stefano, io voglio chiudere però con il filmato della nuova Maserati, ci spieghi velocemente? Avete un po' di spazio per una cosa veramente modenese. Vai. Che è la grande Maserati, confermata anche quest'anno il luogo migliore del mondo dove Vai. Lavorare, è una notizia che forse avrete letto sui maggiori quotidiani, hanno lanciato una ibrida, anche per me diciamo l'elettrico non è un granché, l'ibrido è simpatico, se riusciamo a vedere queste immagini di questa straordinaria vettura mi farete un grande onore, un grande piacere, ecco. Bene, vediamo se possiamo vederlo. Grazie Stefano, grazie mille, ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie. Bene. Ciao Stefano, buona serata, ancora. Presto. Ciao. Allora, siamo arrivati ai saluti, che siamo in conclusione. Io devo dire una cosa. Vai. Jorge, per favore, magnifico, non tirare troppo la corda. Non la tirare troppo la corda, che la tiri si spezza. Jorge, noi siamo spartani veri. Ciao. Spiegaci anche a noi a questo punto. Cosa sta accadendo a Jorge Lorenzo? Niente. Magari Jorge potrebbe
tornare in Ducati, sì, in una Ducati l'anno prossimo, eccetera, mm-hmm, eccetera. Sono stati fatti grandi passi avanti, tutto quasi a posto. È il quasi che, cioè voglio dire quel 5% che manca, ecco. Posso dire una cosa che i miei amici inglesi, perché ho degli informatori inglesi, mi hanno detto che coloro che credono in lui, in Ducati, gli hanno detto: adesso Jorge devi decidere. Ecco, voglio dire, vediamo. Però questa cosa qua, sui giornali che danno la firma della leggenda, non lo diciamo con, sempre, con anticipo, no? Voglio dire, non la lo leggerete diciamo fra un sempre. Po'. È antipatica questa cosa. Non la diciamo sempre. La voglio fare antipatica. Vabbè, ma la diciamo sempre. Dalla Ducati dovremmo dire però due parole, perché io sono rimasto sorpreso, ho sentito l'intervista che ha rilasciato Dovizioso nel circuito internazionale, non era molto contento della velocità e dice: si è riusciti ad avere un bel risultato, speriamo che perlomeno per la prossima domenica la Ducati abbia un pochino più di velocità, di speed. E questo mi ha sorpreso, non mi aspettavo una Ducati che non avesse speed. Massimiliano. Ma mi si consenta una chiosa. Un anno fa pubblicai un articolo in cui giocavo con le parole e mi rifaccio all'amico Stefano, no? Per le quattro ruote, poi parliamo di marketing, insomma, ci sta. E mission win now, no? Separare la pulla dal grano, quindi fare allevare nuovi talenti, far vincere, crescere, eccetera, eccetera. Io giocai su win now. Se win now diventa win tomorrow, aspetta e spera, no? E ci rifacciamo al marketing, certo. Ci rifacciamo alla palla di vetro. Quindi nessuno sa cosa sarà il futuro. Il futuro si costruisce. Ecco, e quindi se arriviamo a Dovizioso, chiede più velocità, la Ducati dice: ma già facciamo bene le cose, manca la motivazione, capite che ci si cortocircuita e diventa win tomorrow. Ok. Quindi non si vince mai. Per vincere adesso serve un top rider, serve una moto fatta su un top rider. Attenzione, scegliamo l'usato sicuro. O invece puntiamo su un giovane. Pecco, come l'hai visto? Io? Pecco Bagnaia. Beh, Pecco Bagnaia lo si vede a tratti, sapete che ho visto bene, Morbidelli, che fa il giro migliore verso il finale di gara, se ne sta zitto, tira il carretto e lavora bene, se, opinione del tutto sì, personale, sì, certo. No? Quindi il tandem Quartararo Morbidelli per me, per Yamaha, è eccellente. Poi chi è il campione? Il campione è quello che vince. No? Oppure quello che fa la differenza, certo. Guardate che visto che parliamo di marketing, non è storia, non è narrazione, io sono un uomo di parole, abbiamo passato tre quarti di trasmissione a parlare di Marquez che è andato per terra, quindi la narrazione qual è? Cos'è che diventa interessante? Diventa interessante chi può vincere, chi fa la differenza, chi è un campione. Ecco, ok. Io sono curioso, non tanto il sabato delle qualifiche, eccetera, però voglio vedere domenica quanti ne passa con una mano sola e poi domenica sera mi bevo una di quello buono. Va bene, allora, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo esaurito il tempo. Io direi che facciamo... Cosa c'è? Ah, prego, si è scatenato, da quando è partito con la Formula 1 zitto un attimo. No, è una cosa che... Vai. Abbiamo avuto una buona notizia, cioè una buona notizia, anche se parziale, su Alessandro Zanardi. Sì, giusto. Ecco, giusto. Io direi che è un in bocca al lupo perché è un grande uomo, è l'uomo, diciamo così. È un, cioè, dicono
che è un esempio, secondo me è l'esempio. Come no? E speriamo che le cose vadano bene. C'è stata questa notizia, perciò io penso. Oggi che... ho sentito le parole del medico, ha detto adesso deve scalare l'Himalaya. Non è una cosa impossibile, è una cosa molto dura, ma l'uomo è molto duro. Lui comunque già un Himalaya l'ha scalato. Un'altra cima 12, come si dice in gergo, l'ha già fatta. Vediamo se riesce a fare anche la seconda. Brusco, prego. Ricordiamo che siamo da subito in auto, questo lo voglio ricordare a tutti, subito in auto, dove potete trovare le macchine usate di qualità e anche, devo dire, dei pezzi molto molto belli, pezzi belli, mi raccomando, subito in auto, Pesaro. Siccome noi portiamo fortuna, io volevo fare i miei più grandi in bocca al lupo a Filo e a Diego. Come no? Sono due ragazzi che maestro, spero... un applauso. Sono due ragazzi che spero presto possano tornare nella nostra trasmissione a raccontarci qualcosa di bello. Mentre invece voglio ringraziare con tutto il cuore Giacomo Lucchetti e la Juliet, che è bellissima, per tutto quello che sta facendo. Ecco, anche Giacomo Lucchetti è un figlio d'arte, perché suo babbo Lino correva negli anni 70 con ottimi risultati, e io e Giacomo Lucchetti nel 1995 abbiamo fatto un team dove io ho gareggiato con la moto che mi forniva Giacomo Lucchetti, una Benelli 500 4 cilindri Paso replica. Però... è stato l'anno più bello della mia vita, grazie Giacomo. No, grazie a te per averla portata a Monza e aver sospirato ad ogni frenata. È troppo bello, la vita è bella. Grazie a Massimo che anche questa sera ci ha tenuto compagnia con la sua, posso dire, verve. E poi volevo ringraziare questi due baldigioni giovani e questa bella donna, perché veramente ci hanno fatto, scusa se mi permetto, ma non ti rubo il mestiere. Divertire. Questi ma questi sono bravi un bel po'. Certo. Cioè, ti hanno fatto emozionare. Mi hanno fatto emozionare. Ok. Poi voglio ringraziare Mucciacito, che se ne sta buono nell'angolino, però se loro sono qui è per merito suo, per la sua grande professionalità, per la stima che ha nell'ambiente. Poi voglio ringraziare Paolo, il titolare di Subito in Auto, perché vedete, signori, io, Brecciaroli, tecnici, cameraman, Mucciacci, lavoriamo come le bestie, però questa sera ci siamo divertiti come le bestie. Grazie. Bene, allora, salutiamo tutti, salutiamo tutti con la musica dello zio Rufus, prego, abbiamo l'ultimo pezzo. Mucciacito, l'ultimo pezzo ci dica qual è. Sì, è un brano che Zucchero, quando uscì con questo pezzo, spacco con le mani lo zio Rufus Sugar Band. E che Dio vi benedica. Benissimo, con questo è davvero tutto, vi aspettiamo per la prossima puntata. Zio Rufus. Le cipolle me le sento addosso sulla pelle e accarezzi il gatto con le mani e con le mani tu vuoi dire di sì. Portare dalle emozioni è un incontro di mani.
le tue mani così all'improvviso.